Talerico, sostenuto da noi con l'Italia, il cui appoggio potrebbe essere determinante. A voi. Fin qui il quadro delle amministrative. L'altro fronte politico della giornata è quello della valutazione dell'esito dei referendum sulla giustizia. Falliscono il quorum, registrando l'affluenza più bassa di sempre. Mario De Pizzo. Solo 2 elettori su 10 per il referendum sulla giustizia, un'affluenza del 20,9%, mai così bassa e lontanissima dal quorum del 50% più 1 raggiunto per l'ultima volta 11 anni fa. Che fare dunque ora di uno strumento di partecipazione che ha contribuito alla modernizzazione del Paese? Pensiamo al referendum sul divorzio negli anni 70 o negli anni 90, alla consultazione che ha innovato il sistema politico aprendo la strada al maggioritario. Molte le proposte in queste ore. Abbassare il quorum e ancora la possibilità che la consulta possa pronunciarsi sull'ammissibilità dei quesiti già prima della raccolta delle firme. Ma c'è chi difende l'istituto referendario e le sue regole, facendo notare che per mobilitare i cittadini servono quesiti non troppo tecnici. Ad ogni modo, sulla giustizia il Parlamento è al lavoro, anche sulla riforma Cartabia del CSM. Dopo l'approvazione della Camera, ora tocca al Senato e domani la Guardia Sigilli Cartabia riunisce i capigruppo di maggioranza. E come dicevamo, non mancano le ricadute politiche per le coalizioni. Nel centrodestra si riaccende la competizione tra Lega e Fratelli d'Italia. Sonia Sarro. La soddisfazione c'è, nel centrodestra è diffusa, i risultati